Buongiorno a tutte, buongiorno alle donne del cantiere delle donne, buon 8 marzo a tutte noi. Tanti auguri a tutte. Iniziamo la nostra maratona 8 marzo in compagnia di una collega, di una giornalista, Daniela Boresi, una collega, un'amica anche nostra, una carissima amica e collega, esperta di sanità. Ha lavorato per tanti anni come cronista al Gazzettino, è diventata capo servizio e si è occupata appunto di temi legati alla sanità e oggi è un'esperta di comunicazione scientifica e sanitaria. Con lei ripercorreremo un po' la sua carriera di giornalista e vedremo come si è modificato questo mestiere anche rispetto a chi è partito da un quotidiano importante come il Gazzettino e poi si è evoluto in una serie di progetti di comunicazione molto molto importanti e rilevanti per il nostro territorio. Con noi c'è anche Silvia Pittarello che ha organizzato questo splendido webinar. Ciao Silvia. Ciao Daniela. Ciao a tutte, Ciao. ciao. Ciao, grazie Antonella, Ciao. grazie Daniela. Ma tu mi fa piacere essere tra amiche, perché vi considero tali, nonché colleghe, quindi diciamo che giochiamo in casa. Mi Ok, chi fa molto parte? Si piacere. rompe il ghiaccio con Daniela che tra l'altro Vai è tu, Anto, che ho un problemino qua che devo risolvere con la regia, scusatemi. Per chi non conoscesse Daniela Boresi, ma io immagino che chi nella nostra regione non legge il Gazzettino è impossibile, quindi avrà visto tante volte la sua firma sul Gazzettino con importanti reportage legati alla sanità, ha seguito la regione Veneto per tanti anni. È partita però come cronista, giusto Daniela? Dopo ci racconti meglio. Io sì. Io ho avuto la fortuna di incontrarla e di conoscerla proprio mentre lei era giornalista che si occupava di sanità, quindi era una collega che quando mi trovavo in convegni, in conferenza stampa legati a questo argomento, era una collega che per me era una sicurezza, perché se avevo bisogno di sapere qualche cosa, di capire qualcosa meglio di questa materia così complicata e così delicata, c'era lei che poteva darmi un supporto e un aiuto. E quindi Daniela, tu sei partita da cronista, beh, sei partita giovane in questo mestiere e poi nel tempo sei diventata un'esperta di sanità. Come è avvenuto questo passaggio? Tanto grazie per questa presentazione che mi ha fatto veramente diventare rossa. No, diciamo che io sono partita dalla strada proprio, nel senso che ho fatto la giornalista da quello che secondo me è la base del giornalismo, cioè la cronaca nera. Perché la cronaca nera ti insegna un metodo, che è quello di essere rispettoso della notizia, perché la cronaca nera è molto rigida, come lo è la giudiziaria, ho fatto anche quella. E quindi sono proprio partita, io dico sempre che partivo alla mattina facendo un giro di nera, che in gergo è il giro della cronaca nera, quindi carabinieri, polizia, tutte le forze dell'ordine, eccetera, e lo finivo in un giro di bianchi, perché essendo io datata, all'epoca donne non ce n'erano molte e i carabinieri, la polizia finito, dicevano dai tose che andiamo a bere qualcosa insieme, visto che loro... Era la loro pausa ed era anche un modo per socializzare un po'. Diciamo che ho iniziato proprio dalle basi e poi nel tempo la sanità all'epoca era un argomento che nessuno trattava perché non era un argomento che aveva nelle pagine una dignità come ce l'ha adesso. E io ho cominciato a seguirla in modo sempre timido, però buttavo dentro qualche articolo ogni tanto, poi da lì diciamo, abbiamo creato una sezione, sono arrivata al Gazzettino a fare l'inserto della salute che usciva tutti i mercoledì ed erano quattro pagine e poi da lì, insomma, diciamo, anch'io mi sono specializzata, ho fatto dei corsi per essere specializzata nella materia perché ritenevo necessario fosse si facessero e poi diciamo che da una passione è diventata la mia professione. Non ho fatto solo quello perché gli ultimi anni... Io ero capo servizio di Nordest Cultura Cronache Italiane, per cui facevo la sanità di fatto, la facevo quando mi piaceva e quando avevo possibilità, perché c'era tutto il resto da fare. Daniela, io ho una domanda un po' insidiosa da farti, visto che oggi è l'8 marzo, no? Ma i temi legati alla sanità nelle redazioni, no, non parlo quando hai iniziato tu, ma adesso diventano sempre più appannaggio di giornaliste donne, no? È Cos'è? Sono perché sì, casi femminile?
perché c'è una sensibilità diversa. Allora, io non voglio distinguere, perché secondo me un giornalista è una giornalista o un giornalista dovrebbero fare lo lavoro nello stesso modo e con la stessa, diciamo, capacità e con la stessa sensibilità. Però purtroppo non è così, ognuno, siamo diversi, uomo e donna, diciamo, siamo diversi, quindi abbiamo delle sensibilità diverse. Le donne nella sanità hanno quella visione in più che le fa guardare oltre alla notizia. Io trovo che, ma l'ho trovato anche in colleghi maschi, però più nelle colleghe femmine, che nel trattare una notizia di sanità c'è sempre quell'attenzione, quella sensibilità nel non ferire, nel cercare di utilizzare le parole giuste. Io ad esempio adesso ho lanciato ancora 2 anni fa questa una sorta di provocazione sulle parole della cura, perché secondo me noi giornalisti spesso facciamo più male del male perché utilizziamo delle parole sbagliate. Cioè parlare di una malattia è morto di un male incurabile significa che chi ha il cancro non si può curare. Invece non è vero, è morto di un tumore che lo ha purtroppo portato a morte, ma il tumore non è un male incurabile, è un male curabile. E quindi ci sono parole che noi utilizziamo ancora impropriamente e che hanno bisogno di essere, secondo me, riviste e bisogna sdoganarne delle altre. Una sorta di un nuovo esperanto in sanità come voce, per me, è necessario. Sì, Daniela, il linguaggio nel nostro mestiere è fondamentale. Ovviamente oggi è una giornata particolarissima e questo tema del linguaggio diventa quanto mai cruciale. Assolutamente. Il discorso del male incurabile forse è un po' il retaggio di un giornalismo un po' antico. Cioè, però è rimasto perché lo leggi anche oggi nei giornali. Se tu guardi, è morto di un male incurabile. Certo, è morto perché il suo male era incurabile. Ma certo. Non è il male in genere incurabile. E quindi questo crea, secondo me, in chi legge e ha magari sta facendo questa battaglia, crea un grande dolore. Esatto. Io ho visto, purtroppo, stando vicino ai malati di tumore, che molto fa la cura, molto fanno i caregiver, molto fa quello che ti dicono e quello che tu percepisci. Quindi anche utilizzare una parola sbagliata o un percorso sbagliato vuol dire vanificare una lotta che uno sta facendo con tutte le sue forze. Esatto. Ecco, io vorrei sapere da te una cosa che mi sono sempre domandata. Io ci ho provato a scrivere di scienza per dei giornali quotidiani. Lì la velocità è ciò che conta, no? Soprattutto nei quotidiani. Mentre invece parlare di appunto di scienza, in particolare di salute, l'abbiamo visto anche nell'ultimo anno con l'emergenza Covid, ha prodotto, cioè è una cosa più difficile in qualche modo, perché verificare le fonti è fondamentale, giusto? Certo. Ecco. Tu hai, dalla tua esperienza, delle ricette che ci possono aiutare, noi che vogliamo tentare di scrivere al meglio notizie veritiere di scientifiche, insomma? Ecco, quello hai scoperto un nervo dolente, che è quello della verifica della fonte, altro argomento a me molto caro. Per i giornalisti, che di fatto siamo dei generalisti, perché siamo tutti dei generalisti, quindi dobbiamo scrivere, e lo sa bene anche Antonella, oggi di nera, domani giudiziaria, intervistiamo Brad Pitt e il giorno dopo andiamo da Ibrahimovic, uno dice, sì, mi trovo a parlare delle citochine e dico che cosa sono. Ecco, allora, innanzitutto, forse la regola prima è avere sempre poca presunzione e tanti dubbi. Poi cercare di avere all'interno del mondo sanitario, che è quello che ho sempre cercato di fare io, dei referenti ai quali poter chiedere qualora avessi dei dubbi. Allora magari hai quello dell'area più, li dividi in macro aree perché non puoi avere specialisti per ogni materia, però chiedere, ho scritto bene questa cosa, è giusta, è corretta, ho detto delle cose che non vanno bene. Questo anche nella velocità che viene richiesta dai giornali è fondamentale ed è una cosa che ho sempre fatto quando ero al Gazzettino e sto rifacendo adesso che mi trovo a vivere un'esperienza diversa, ancora più veloce, perché Web Salute è un giornale
online, quindi alle notizie sono ancora più veloci di quelle che sono nei quotidiani, dove avevi una giornata di tempo per verificare. È quello della verifica. Io preferisco prendere l'articolo e farlo leggere a uno specialista che mi conforti nel fatto che non ho detto delle cose sbagliate, non nella forma, che poi la forma è mia, però che possa comunque darmi un conforto in questo senso. Ecco, tu hai parlato appunto di VSalute, adesso qua lo vediamo, eccolo qui, no? È il sito, una delle ultime, come dire, tue creazioni, giusto Daniela? Questa è una sfida, è nata proprio come sfida, di fare un giornale che poi, se guardate bene, era nato come VSalute ed è diventato WebSalute, perché ci siamo accorti che non era non era rivolto solo ad un pubblico veneto, come poteva essere la V, ma è diventato un giornale che è letto un po' dappertutto. Abbiamo contributi da tutta Italia. Siamo abbastanza giovani perché siamo nati in ottobre e nel corso del tempo diciamo che abbiamo figliato, perché dal giornale online è nata una piattaforma dove facciamo dei webinar, dove facciamo degli approfondimenti 30 minuti con o le tazzine di caffè, dove adesso entrerà in questa piattaforma anche Timer Magazine, che è un'altra mia creatura generalista. Quindi cercare di fare una pubblicazione che sia il più, diciamo, completa possibile. Abbiamo attenzione alle donne perché, insomma, intervistiamo spesso donne, anche in argomenti, perché declinare una sanità al femminile si può fare, però secondo me è anche bello che siano le donne a parlare della sanità in generale, perché far vedere che le donne hanno un peso all'interno del complicato mondo della sanità è per me importante. Ed è una sfida che mi sta dando delle soddisfazioni, mi sono un po' reinventata, è stata la mia seconda vita. Allora, io mi inserisco perché il discorso della velocità nello scrivere gli articoli anche di sanità è un argomento delicatissimo. Per te poi che fare? Sì, certo, implicherebbe un aggiornamento costante. Sì. Chi fa agenzia, ma lo sa chiaramente Daniela, deve scrivere un po' di tutto e deve cercare di limitare, diciamo, limitare gli errori al più possibile. Come dicevo prima, io ho avuto appunto la fortuna di conoscere Daniela quando era ancora Gazzettino e appunto seguiva la sanità, e quindi mi è capitato molte volte di chiedere: Daniela, senti, ma questa cosa me la puoi spiegare? Ma se io la scrivo così, perché io avevo la necessità di scrivere prima di tutti. Certo. E lei mi diceva: guarda, questa cosa, ma senti quello lì, prova a chiedere a quello là, guarda, questo è meglio che lo dici così. Quindi è importante, lo dico anche per i tanti, magari le tante colleghe giovani che magari ci stanno ascoltando, non abbiate paura di chiedere aiuto anche ai colleghi che ne sanno di più di voi. È chiaro che la notizia, lo scoop se lo terranno sempre per loro, questo siamo, Daniela lo sa, anzi lei è una che di scoop ne faceva, ma sicuramente un confronto con chi segue questa materia, che vi può dire: no, guarda, che quella è la parola che non bisogna usare, perché anche su questa cosa della terminologia è importantissima, basta una parola per far sì che un articolo magari scritto benissimo in punta di penna stupendo venga veramente buttato nel macero e poi ovviamente vi costi anche da un punto di vista personale della credibilità. Quindi attenzione con la sanità, attenzione con le parole. Questo per dire, Daniela, che adesso siamo diventati noi giornalisti tutti esperti di virus, tutti mezzi immunologi, tutti mezzi... Quando si diventa esperti è il problema, perché si crede di sapere. Invece, secondo me, bisogna sempre sentirsi non esperti. Perché nel momento in cui credi di avere padronanza della materia, che ti freghi. Perché vai liscio. Invece bisogna sempre avere quel timore reverenziale. Io mi dicevo tutti i giorni: fa come se stessi scrivendo di rugby, dove tu non capisci assolutamente niente, se non che la palla è ovale e mi fermo lì, che si fa la meta e non il gol. Per cui ero, quando quelle poche volte che mi è capitato di passare dei pezzi di sport, la domenica soprattutto,
Io ero veramente disarmata e mi dicevo tutte le volte: tu approcciati sempre così e vedrai che poi alla fine vai sciolta, perché tu scrivi, perché sai la materia, di fatto la conosci un po' meglio di quanto non, tu non conosca altre materie, però abbi quel rispetto, quel timore riverenziale di dire: mi devo confrontare, non sono io da sola che lo faccio. E ho fatto tantissime telefonate, io devo ringraziare tutti quelli che nel corso della mia carriera mi hanno aiutato a verificare e che lo fanno anche adesso, ma anche sulle cose più banali, perché io comunque chiedo sempre una verifica, perlomeno una verifica quando ho paura di avere capito male un concetto. Quindi tu ti rivolgi insomma a degli esperti, no, che sai che ti sanno dare una risposta che è corretta rispetto alle tue domande. Ecco. Sì. Quante sono le donne che ti aiutano in questa cosa? Assolutamente tante. Il mondo della sanità è femminile. È diventato, io sono entrata nel mondo del giornalismo quando le donne giornaliste erano tante quante le donne medico, cioè niente, eravamo dei panda. Mi ricordo che Giorgio Lago un giorno mi definì anomala, perché ero femmina, e quindi Giorgio Lago era un uomo illuminato, però lui diceva che le donne, insomma, nel panorama, quando si doveva decidere anche nella carriera di una donna, c'era sempre un pochino. E per le donne medico era uguale. Adesso è l'universo femminile. Il mondo del comparto delle infermiere sono quasi tutte donne, ci sono pochissimi maschi, difatti il problema lì è trovare gli uomini. Ma io vedo anche, se noi guardiamo le graduatorie dei concorsi che avvengono per cercare i medici, sono quasi tutte donne. Ma anche nelle specialità più hard, come la rianimazione, il pronto soccorso, l'ortopedia, dove ci vuole anche un po' di forza fisica, tutte donne, è diventata una professione al femminile. E secondo me ha migliorato la professione, perché le donne ci hanno messo quel qualcosa in più. Senti, Daniela, tu sei arrivata al Gazzettino, eri una cronista di nera. Com'era essere in una redazione a quei tempi per una donna che si occupava anche di cronaca nera come te? Ah beh, io mi sono divertita moltissimo, perché... C'era maschilismo? Io ho cominciato, cioè nel periodo che facevo nera era a Vicenza, dove c'era una redazione di soli maschi, ovviamente, che mi chiamavano signora. Quindi io ero signora e all'inizio mi davano del lei, dopo ho detto no, ma... diamoci anche del tu, insomma, ma erano sempre molto rispettosi. E quando siamo passati al tu, siamo passati che, ricordo, la redazione di Vicenza aveva un bellissimo terrazzone, al pomeriggio facevamo il barbecue, e chi cucinava secondo voi? Per cui diciamo che mi sono portata dietro, anche più avanti, il ruolo della vivandiera delle redazioni per un po' fino alla fine della carriera. Ero sempre quella che, un po' per carattere, che sono un po' così, insomma. Però cucini bene, anche bisogna dirlo che Daniela cucina molto bene. Beh, insomma adesso questo non lo dico. Però no, era sempre che i biscotti, la torte, oppure organizziamo. Io sono sempre stata, però forse anche perché ero una donna, insomma. E diciamo che fare nera era difficile entrare nelle caserme, perché quando entravi in questura, non ce n'erano molte, eravamo in poche, ne vedevano poche donne, era più maschile l'ambito, però poi diciamo che è una cosa che si è sdoganata nel tempo, anche le professioni militari o non militari, come le questure, eccetera, ci sono tante donne adesso, prima erano solo maschi. Quindi si sta cominciando un po' ad avere un po' di parità come presenza. Ma quando... Nel sanitario la donna, secondo me, ha fatto la differenza. Ma diciamo, nei tuoi inizi tu hai trovato colleghi che ti abbiano intralciato nel tuo lavoro? Assolutamente sì. Ah, caspita. Assolutamente sì, come in tutti i lavori. Ma il motivo? Ci ho messo molto per entrare nei giornali, ho fatto per tantissimi anni la collaboratrice con scrivania, e orario, insomma, nel senso che all'epoca poi si faceva 40 anni fa, quindi io avevo la mia scrivania, il mio telefono, facevo i miei orari, se dicevo domani non c'è, come domani non ci sei? E mi ricordo che non è stato facilissimo, e ovviamente se c'era da assumere
assumevano prima il maschio e poi la femmina, cioè arrivavi proprio alla fine della graduatoria, cioè proprio quando avevano esaurito tutti i maschi, non c'era più nessuno, allora entravi. E all'epoca, adesso non è così, adesso io vedo che i colleghi giovani, le donne sono, anzi forse magari a volte si preferiscono le donne per, proprio per quella sensibilità in più, anche per una disponibilità che a volte la donna ha in più. Dani, tu hai dovuto anche comunque, facendo un lavoro come quello di giornalista, come l'hai fatto tu, districarti anche con la famiglia, perché tu avevi due bambine. Eh certo, io avevo le bambine, io avevo due bambine, che bambine che hanno seguito la mia carriera, e diciamo che sono riuscita a fare tutto, nel senso che quando avevo le figlie lavoravo in redazioni periferiche, per cui io avevo un orario più ufficio, nel senso che alle 8:30, 9 di sera ero a casa. Quando le figlie sono state più grandi mi sono concessa il lusso di andare in una redazione centrale, cioè in parte generale, dove lavoravo di notte, però potevo permettermelo perché avevo delle figlie già oltre l'università, quindi potevo farlo. E diciamo che è un po' quello che accade a tutte le donne, insomma. Adesso io mi trovo a fare comunque la giornalista e ho comunque delle femmine, che la mia è un matriarcato, abbiamo anche un maschietto veramente, c'è un nipote Giovanni che è un maschietto. Ho le due nipoti che a me, cioè che mi piace seguire, quindi mi destreggio comunque all'interno di una famiglia e non avrei mai fatto nulla di diverso. Cosa hai trasmesso alle tue figlie, Daniela, di questa tua energia, di questa tua capacità di destreggiarti in più ambiti? Non lo so, io credo intanto il fatto di non farle giornaliste, perché hanno deciso di non farlo, nessuna. Evidentemente non ho trasmesso la passione del giornalismo. Ma ecco, io credo la determinazione, il non arrendersi mai e il non guardare mai e guardare a 360 gradi, perché la vita di una persona non è lavoro solo. Quindi io forse a loro, ed è quello che sto cercando di trasmettere anche alle nipoti, una già a 14 anni, quindi è già grande, e l'altra ne ha 12, è quello di dire guarda che c'è il lavoro, fallo al massimo, dai tutto il massimo, sii sempre onesta e corretta nel lavoro, però ricordati che hai una famiglia e che devi guardare anche a quella e che devi comunque, ma non perché devi, perché è il tuo mondo, perché comunque siamo un universo completo, non siamo solo lavoro. Secondo me, quando gli uomini puntano solo sul lavoro e sulla famiglia, la mettono in secondo piano, perdono qualcosa, non è che hanno qualcosa in più. Certo. Hanno un universo molto più limitato, perché all'interno poi della famiglia sviluppi delle altre abilità, degli altri affetti, degli altri momenti di vita che il lavoro non ti dà. Infatti leggevo proprio oggi sul Corriere della Sera, sulla 27esima ora, in cui si diceva che cosa la pandemia ha portato nella vita di ognuno, delle donne e degli uomini, e le donne dicono ovviamente ci ricreiamo di più nella nostra casa, viviamo di più il rapporto con i figli, col marito, insomma. E gli stessi uomini diceva sì, questa cosa che prima non vivevo, mi sono trovato all'improvviso a viverla e devo dire che è stato piacevole poterla vivere. Infatti ci sono molti uomini che non adesso, per esempio, non disdegnano lo smart working perché dicono essere a casa, poter avere anche un aspetto familiare che prima non. Esatto. Secondo me dovremmo imparare a vivere la vita. Sì, ci sono padri che hanno goduto della maternità, voglio dire, del primo figlio, quindi insomma non è una cosa banale. Bisogna anche abituarli, no, in qualche modo, e far sì che anche a loro venga data la possibilità di prendersi quel tempo, no, dal lavoro per Certo. dedicarlo, no, alle cose che adesso sono ancora tutte femminili, ecco. Ma io credo che la conquista più grande della donna sia sicuramente quella di avere raggiunto posizioni che prima non riusciva a raggiungere perché le erano vietate. E la possibilità di esistere in ambiti che prima erano prettamente maschili. Ma è anche riuscire a farlo con una visione che è rimasta femminile, non trasformarsi in piccoli uomini in carriera, che questo secondo me è un aspetto limitante, perché abbiamo veramente delle peculiarità che sono da non dimenticare e non da Un'ultimissima domanda perché il tempo è tiranno. vedere.
Tu consiglieresti questo mestiere alle donne? È possibile riuscire ad avere soddisfazione in questo mestiere adesso? Che c'è questo passaggio, tra l'altro, dal cartaceo al web sempre di più, però il web non è ancora ben riconosciuto. Ma allora, io lo consiglierei perché è sempre per me il lavoro più bello del mondo. Poi ognuno ha il suo lavoro e ogni lavoro è il più bello del mondo. Perché è un lavoro che non è un lavoro, sono tanti lavori insieme, perché tu ogni giorno ti rinnovi e ti rimetti in discussione. Lo consiglierei alle donne, soprattutto adesso che c'è il web. Cioè io vedo che la dinamicità che ti dà un giornale online è molto più stimolante di quanto non sia quella di un quotidiano, anche nei tempi. Se nel quotidiano entri ad un'ora, devi restare lì, devi creare questo prodotto, lo devi vedere. Certo, a me manca l'odore della carta. Mi piaceva sentire l'odore della carta, sentire la rotativa che partiva. Queste sono cose che mi mancano tantissimo. Però anche quando vedo che in poco tempo, aggiorno web salute, posso mettere quello che voglio, faccio i webinar e li metti dentro, puoi fare le tazzine del caffè, sto riportando quello che state facendo voi oggi e domani e dopodomani, e non muore mai. Perché il web, la bellezza, è una notizia che non muore mai. Esatto. Tu ce l'hai sempre ed è una... A noi dicevano da ragazza, dicevano guarda che il giornale domani incartano il pesce, ed era vero di fatto, perché la carta il giorno dopo era finita, invece il web è eterno. E io lo consiglio, sì, fatelo, è un bel lavoro, metteteci tutta la vostra, sappiate che è difficile, approcciatevi con grande umiltà, lo sapete meglio voi, lo sapete bene anche voi. Avendo un grandissimo rispetto, però è un privilegio poter fare questo lavoro. Dani, un'ultima domanda da parte mia. Noi siamo, il Cantiere delle Donne nasce come proprio think tank dove c'è un confronto costante con tutte le donne di tutte le estrazioni, tutte le competenze, di tutti i mondi. Il tema però è anche costruire un progetto al femminile che possa valere, no? Che possa essere mutuato anche in altri contesti. Secondo te le donne possono riuscire a fare squadra e possono vincere come squadra o sono sempre un po' limitate da varie problemini? Allora, io ricordo adesso, per carità, prendetela proprio come una battuta. Una volta una professoressa di filosofia mi disse che se metti quattro donne in un contesto hai creato un nido di vespe, ed era una provocazione, però no, è vera, è difficile che gli uomini si mettono sulla spalla l'uno dell'altro per guardare oltre l'obiettivo. Le donne entrano in competizione. È un po' una caratteristica femminile quella di entrare in competizione. Io nel mio lavoro ho visto donne penalizzate perché belle, perché magari erano quella che doveva giudicarle, non era bellissima e aveva questa... Oppure per altre. È difficile. Però voi avete dimostrato che si può fare ed è un percorso che secondo me va fatto. Va fatto, perché è anche questo un retaggio vecchio che le donne non sappiano fare squadra, se no continuiamo a restare legate agli stereotipi. Noi dobbiamo dimostrare che non è così. Questo retaggio non è un retaggio che è un po' stato anche instillato dai maschi? Ma assolutamente sì, perché di fatto hanno giocato su una debolezza. Hanno puntato il... Se metti due donne nello stesso ufficio litigano, quindi no. Era facile, no? Diventava facile. Invece il vostro progetto, che è bellissimo ed è un progetto molto bello, molto interessante, e io anzi vi volevo dire che vi offro sia come Web Salute sia come Timer, che la piattaforma diventerà uguale, uno spazio, se volete. Grazie infinite. Dove proprio poter dialogare fra di voi. E fra di noi, aprire proprio uno spazio. Adesso sto cercando di trovare un ambito per cui possa proprio diventare un ambito condiviso. Ovviamente reciprocamente le cose vanno. Assolutamente sì. Dobbiamo trovare una sinergia, perché credo che sia un progetto che può arricchire quello che sto facendo io, come credo che anche quello che faccio io possa arricchire voi. Assolutamente reciprocamente. Era un'idea che era già nata e che adesso veramente deve trovare forma a breve.
anche perché dobbiamo assolutamente creare cultura. Facciamo un cantiere web salute al femminile. Sì, fantastico. Esatto, un cantiere. Dobbiamo fare assolutamente cultura della salute, perché è importantissimo poi avere anche la capacità di decidere, no? Rispetto a ciò che sta accadendo, anche quello che è accaduto, la infodemia che abbiamo avuto è purtroppo è stato terribile anche per noi, che non abbiamo più capito come potevamo decidere. Ma perché? Perché non eravamo preparate e preparati, quindi è importantissima una cosa del genere. Adesso si apre tutta la questione dei vaccini, e non è una questione di poco conto, e comunque si apre la questione di una gestione di una pandemia che non, con la quale dovremmo fare i conti ancora per moltissimo tempo, che ha cambiato veramente il modo di vivere. Quindi credo che sia necessario creare dei contenitori di informazione e di scambio, anche per vedere quali sono le esperienze degli altri, per confrontarle. Magari uno può avere un'esperienza migliore della mia ed aiutarmi a migliorare, a creare dei percorsi diversi. Quindi l'invito non è solo un invito formale, è un invito che avrà un seguito poi fuori dalle... Onorata, nessuno è onorato, e lavoriamo alla pari, tutti onorati. Ottimo! Allora il tempo è tiranno, perché voi avete un pubblico vastissimo, ed è la bellezza del vostro pubblico, è che è eterogeneo, cioè parlate a donne di qualsiasi, perché se no si rischia sempre di essere autoreferenziali. Allora un contenitore di salute gira, parli sempre a persone nello stesso ambito. Invece è chi non è nell'ambito della salute che ti può arricchire. Perché l'avvocato, la commessa, la giornalista, la professoressa o qualsiasi ti può dare qualcosa in più. Assolutamente. E con questa cosa io direi che possiamo fermarci qui, anche perché appunto fra poco ne abbiamo un altro. Complimenti, invece state facendo una cosa bellissima, veramente. Grazie mille. E allora a tutti quanti, chiedo se a tutti quanti, perché ci sono anche maschietti che ci stanno seguendo, metteteci un like se vi è piaciuto questo primo webinar della nostra, primo in realtà è già il terzo in realtà, perché c'è stato anche quello di questa mattina con Michela Faggiani. E mettete un like, questa registrazione sarà come dire disponibile anche sul nostro canale YouTube, anche lì iscrivetevi per essere sempre informati, e noi ci vediamo fra poco meno di 10 minuti. Grazie Daniela. Grazie dell'invito, in bocca al lupo. Grazie, buon marzo, ciao, buona festa delle donne a tutti. Grazie anche a te.